Ragazzi, questo è il trono, era il trono di Tutankhamon, in legno rivestito in oro. Vediamo se posso farvelo vedere frontalmente, se riesco. Eccolo, frontalmente. Rivestito in oro, ragazzi. Che spettacolo. Questo, tutto quello che state vedendo erano dentro la tomba di Tutankhamon, eh? Sempre legno rivestito in oro. Non so cosa serviva. Ma cosa serviva sto coso? Che ha detto Mohammed? A cosa serviva? Conservava le 360 statuine. Ah, ok. C'è una sorpresa dentro, vediamo. Vedete? Tutankhamon. C'è una sorpresa dentro, vediamo cos'è. Tutankhamon. Ragazzi, secondo me c'è la fantastico. Tutti i giorni. Ragazzi, dentro non ho potuto quasi riprendere perché purtroppo c'è il divieto di foto e video. Ma lì perché lì c'è tutto in oro massiccio, il sarcofago, non so che parte, dovrei rivedere il video per vedere fino a che punto ho ripreso, perché poi non è più possibile, purtroppo. Però abbiamo visto delle cose bellissime, scelte. Questa invece era la statua del dio Anubi, sempre del re Tutankhamon. Alla forma di un cane. È il dio della mummificazione. È il dio della mummificazione. Il legno rivestito in oro. Il dio Anubi, sempre del re Tutankhamon. Guardate, è un cane. Ed è il dio della mummificazione. Adesso riscendiamo sotto e vediamo la nostra guida Mohammed. Cosa ci farà vedere? Io cosa vi farò vedere? Scelto. Io emozionato perché io queste cose sempre viste in TV, documentari, e vederle qui è un'emozione veramente che ripercorri millenni di storia.